Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia. Siamo di nuovo con il nostro amico Marco. Ciao. Se non vi ricordate chi è, molto male perché non avete visto il video sulla Mini Cooper S John Cooper Works su cui siamo seduti adesso. Come l'avete capito dal titolo, andiamo a provare il 100-200 della macchina, così vediamo che tempo fa. Ovviamente specifichiamo, come potete vedere, che siamo in due in macchina. La macchina di serie dovrebbe essere sui 1240 kg all'incirca, optional più, optional meno. Poi ci siamo noi, io sono fatto di piombo, peso un po'. Comunque ovviamente c'è il peso di due persone in più. La temperatura di oggi siamo sui 23-24 gradi, quindi anche quello non è che aiuti tantissimo come calore. Però vediamo un po' che tempo potrebbe fare quest'auto, che ricordiamo come modifiche ha l'OPF eliminato, esatto. E quindi una mappa per poi andare a controllare il tutto, esatto. Quindi adesso andiamo sulla nostra strada in Germania, in autobahn, senza limiti di velocità. Andiamo a vedere il nostro 100-200. Ci vediamo domani una volta arrivati in Germania. Ciao. Demolition, it was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right, every wrong, and I'm back. Aspetta, ragazzi, vi mando in sovrimpressione il primo risultato, che è molto interessante perché è un 16-16, ma corretto. 15,98 perché c'era un 0,18 di pendenza con 23 gradi di fuori, come potete leggere. È molto interessante, è un ottimo risultato sotto i 16 secondi per questa Mini John Cooper Works. Abbiamo fatto un terza, quarta, quinta, infatti potete vedere i due scalini dei cambi marcia, ma molto lineare, sale su bene e continua fino alla fine, quindi molto bene, molto bene. Adesso proviamo un altro lancio per sicurezza, ne facciamo sempre due o tre per vedere, diciamo, quello migliore. Vediamo un po', insomma, le cambiate erano ottime, ha cambiato velocemente, ci scuserà la frizione, ma per i 100-200 bisogna fare così. Sì, seconda volta, dai, si può fare. Perfetto, andiamo a fare il secondo lancio e vediamo che cosa ci esce fuori. Parlando sempre di auto, ragazzi, vi rubo ancora 30 secondi per parlarvi di GoingRent, l'agenzia noleggio per cui lavoro. Trattiamo auto di tutte le marche e ovviamente di tutti i segmenti, dalla più piccolina per la città fino ai SUV per i grandi viaggi. Se avete piacere di approfondire il mondo del noleggio a lungo termine, vi lascio la mia mail personale, giuseppe.serra@goingrent.it. E vi allego anche il link del sito, così potete guardare alcune delle offerte che proponiamo. Abbiamo tutti i mezzi per soddisfare le vostre esigenze. I costi sono quelli scritti, non c'è niente di nascosto, è tutto molto cristallino e mi raccomando, se siete interessati scrivetemi una mail e ora continuiamo con il nostro video. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the. Ragazzi, anche il secondo test, il secondo lancio è stato effettuato e direi molto positivo, perché ve lo mando qua sopra così lo vedete insieme a noi. Abbiamo provato di nuovo un quarta quinta e anche questa volta, come per la Cupra Leon, se non avete visto vi lascio il video qua sopra in descrizione. È stato un buon risultato perché, avendo solo un cambio marcia, ovviamente per quanto poco sia, infatti ha migliorato. Abbiamo più o meno la stessa pendenza, da 0,17 a 0,18. Il risultato è stato 15,98, ma corretto 15,82. Quindi abbiamo ancora migliorato di praticamente un decimo rispetto a prima. È una macchina che sta tranquillamente, quindi sotto i 16 secondi nel 100-200, ed è un ottimo risultato. Gli eroga molto bene, tra l'altro in quarta ha fatto una bella... bel mordente. Ricordiamo che, come abbiamo detto, qua i gradi anche sono segnati 23 gradi, mezzo serbatoio abbondante, si chiama quasi un tre quarti. Esatto. Tre quinti di serbatoio. Una persona buona. Insomma, è davvero un ottimo risultato. I cavalli ci sono tutti, saremo secondo me sui 40, 45. Sì. Forse anche 250. Sì, anche 250, in realtà, tempo così. Ragazzi, che dirvi? Per noi è tutto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, seguire questa compilation 100-200, test drive, tutorial che noi mettiamo sul canale, e se vi piace il video, ovviamente, oltre che lasciare mi piace, magari potete condividerlo con qualcuno che apprezza questi contenuti. Va bene. Ci vediamo come sempre il prossimo lunedì. Ciao ragazzi. Ciao.